che possiamo dire è quello, no? Ma se uno pensava che Cantù magari alla partita forse più bella negli ultimi anni di Pistoia, anche questa sera ci abbiamo messo del nostro sicuramente. La chiave della partita è stata semplice, statistica alla mano, è stata la difesa, perché se una squadra come Sassari riesce a tenere a 69 punti, di cui comunque alla fine avevamo anche un po' mollato, la chiave lì, difesa uno contro uno, rimbalzi e cercare di stare al nostro ritmo, non a loro, perché se giochi come loro la partita è difficile portare a casa. Secondo me la chiave è stata quella lì, è stato agonismo puro di tutti quanti, da Daniel allo stesso Bozzetto, ognuno ha portato sul mattoncino per portare a casa questa partita. Io oltre a complimenti alla squadra, ci dico complimenti a te. Ah, vabbè, ma quello... ti ringrazio. Obiettivamente sì, forse credo la mia miglior partita all'inizio dell'anno, ma è stato comunque merito di tutta la squadra che mi ha cercato nel momento in cui magari ero un po' più caldo degli altri e anche 4 assi, non sapevo dove li fatti. Però sì, è una grande soddisfazione questa sera, sia personale che di squadra, soprattutto che vedendo anche gli altri risultati, questa partita è stata estremamente importante portare a casa. Poi c'è stata quella tripla in contropiede che faccio quello lì tutto il giorno, tutto l'allenamento, però ho fatto ieri. Finalmente è entrato. Non era una difficoltà incredibile. No, io insieme agli assistenti lavoriamo molto su quel tiro lì e stasera è arrivato, sono molto contento perché dopo mesi e mesi di tiro e lavoro finalmente è andata dentro, quindi sono contento per quel tiro lì soprattutto. E neanche sì. Con una settimana di riposo ora affronteremo il campionato con serenità sicuramente, perché andare a casa, comunque staccare un attimo con una vittoria è sicuramente molto meglio che staccare con una sconfitta. Abbiamo vinto contro una squadra di altissimo livello, con diversissime prospettive e obiettivi rispetto ai nostri, a livello di budget, a livello di giocatori, a livello, loro giocano anche la Coppa, li ho visti anche parecchio stanchi, devo essere sincero, stasera. E facciamo questa settimana di pausa dove cerchiamo di staccare la spina e ricaricare batterie per un'altra partita che sarà veramente una battaglia pura. Tranquilla. Però noi ovviamente veniamo giù in campo, sappiamo giocare credo con la miglior squadra del campionato a livello di roster, di allenatori, di strutture, di qualsiasi cosa, quindi intanto ci godiamo questa settimana di riposo e poi dopo tra una settimana ci rivediamo e riparliamo. A fine partita hai parlato con Fiore? No, non sono riuscito a vedere, no, non l'ho visto, ma adesso credo che, non so se ci vediamo dopo lo chiamo, ma non l'ho visto. Senti Riccardo, a proposito di serenità, si continua a giocare gara per gara guardando dietro o si dà anche un occhiato avanti? Anche perché stasera alla fine a 4 punti, come dicevi te, sì. Una squadra, una società lontana obiettivamente dalla nostra realtà, invece in classifica è abbastanza vicina. Sì, è in classifica abbastanza vicina, ma anche altre comunque sono vicine e tutte sono vicine, perché poi basta fare comunque veramente 2 passi falsi e sei di nuovo laggiù, perché come stiamo vedendo le altre inseguitrici sono lì, non mollano, nessuno ha mollato. Adesso ho visto che Cremona ha perso in casa, ma comunque veniva da 5 di 4 vittorie consecutive, quindi io starei ancora con i piedi per terra e mi assicurerei la salvezza e portarla a casa il più possibile. Poi se ve ne altro, tutto di guadagnato, benvenuto sicuramente. Fuori casa cosa vi manca per fare il salto di qualità? Fuori casa ci manca quella malizia, quella zampatina, come si può dire, in più per portare a casa la partita, perché magari innanzitutto non abbiamo il sostegno del nostro splendido pubblico che veramente quest'anno più che mai ci sta dando una mano. Portiamolo in trasferta. Ma vengo in trasferta, però purtroppo non riesco a 4.000. E ci manca quel cosina in più, quella malizia, perché alla fine se uno va a vedere statistica alla mano arriviamo sempre a un minuto e mezzo, 2 minuti alla fine, appunto. Purtroppo per portarla a casa lì devi fare quel cosino in più, non sbagliare quel momento cruciale, quei 2 possessi che devi far cadere, devi fare. E pretendere andare a vincere 15 fuori casa è un po' tardato, nel senso, forse 1 o 2 squadre ce la può fare in questo campionato. Quindi ci manca quel cosino in più, ma ci stiamo lavorando, abbiamo dimostrato più trasferte di arrivare lì e lì,
con Montecanaro siamo riusciti, adesso andiamo a guardare avanti. Ecco, il fatto di non aver vinto la partita all'ultimo minuto in rimonta come le ultime volte, ma essere stati sempre davanti anche di 10 punti, vuol dire che avete preso un'altra mentalità, un'altra sicurezza? Beh, che abbiamo cambiato passo, lo hanno visto tutti quanti, lo si vede la classifica, lo vedete voi, lo vediamo noi, come giochiamo e come siamo in campo, da come gestiamo le partite. Gli americani hanno avuto una crescita esponenziale nel mese di novembre, dicembre, quindi... E poi i risultati sono visti, perché abbiamo vinto partite importanti, continuiamo a vincere partite importanti contro grandi squadre, ok, in casa. Comunque noi dobbiamo sempre ricordarci che è il primo anno che siamo in Serie A e dopo tanto tempo abbiamo gente nuova, rookie, quindi non dimentichiamoci da dove siamo partiti, quindi siamo col piede per terra e vediamo di guardare avanti, ma comunque con tranquillità. Bravo. Bisogna sempre ricordare da dove siamo partiti. Quello sempre, per forza. Senti Riccardo, a livello personale, diceva prima Maurizio, prestazione maiuscola, non è la prima, anche domenica vedi, insomma, sei stato l'ultimo ad arrenderti, per il tuo proseguo di campionato che cosa ti aspetti? Ah, sicuramente di continuare così perché sento la fiducia che ho nei compagni, soprattutto quando comunque... La cosa buona è che siamo in tanti che possiamo segnare, bisogna capire chi è nel momento giusto o chi meno. E noi ultimamente siamo molto bravi a trovare queste cose qui, c'è chi va di più, c'è chi va di meno, ma fa parte comunque del campionato, della partita di alti e bassi. Adesso è il mio momento e cerco di sfruttarlo il più possibile, sia per un fatto personale ma soprattutto per un fatto di squadra, perché comunque abbiamo visto che i risultati stanno arrivando. Grazie.